Gavoi, minuscolo paese nel cuore di una Sardegna lontana dal turismo di lusso. Sono gli ultimi giorni di marzo del 2008, quando il dentista Francesco Rocca finisce sulle pagine di cronaca per un episodio agghiacciante. Sua moglie Dina, mamma di Elisabetta di 8 mesi, è stata uccisa in un tentativo di rapimento. È stato proprio il dottore a fare la scoperta rincasando nella villetta. Aperto il garage, ha trovato la piccolina sotto shock e al freddo, nel seggiolino appoggiato sul pavimento sporco di sangue. Dina veniva colpita violentemente, avvolta nello scotch e nascosta nel bagagliaio della sua Punto Rossa, dove sarebbe stata trovata diverse ore più tardi. Rocca chiama i soccorsi e gli dichiara che la serranda era aperta a metà. Quando arrivano le forze dell'ordine per i rilievi, si ricorderanno dopo ore di guardare nel bagagliaio e nemmeno lo ha suggerito lui, che però si giustifica dicendo che aveva lasciato campo libero ai professionisti senza interferire. Strano episodio l'omicidio della signora Rocca, innanzitutto perché immotivato. Se volevano chiedere soldi alla nota famiglia Rocca, uccidere l'ostaggio era una mossa stupida. Tuttavia, i Rocca erano stati già vittime di episodi simili quando avevano tentato di rapire Don Tonino, il padre di Francesco, a lungo sindaco di Gavoi, a metà anni 70. Anche questo influenza le indagini che per diversi giorni esplorano il mondo dei piccoli malviventi, disorganizzati e senza troppi scrupoli, in cerca degli assassini di Dina. Alcuni mesi passano senza trovare collegamenti, intanto il dottor Rock ha una nuova compagna, Anna Guiso, la sua assistente. Anna era stata assunta a suo tempo per sostituire Dina quando questa era rimasta incinta della piccola Elisabetta e da lei era stata istruita e formata. All'epoca la Guiso era fidanzata. Poi aveva intessuto una relazione clandestina con il dentista, terminata e ripresa dopo la vedovanza di quest'ultimo. Gli inquirenti cercano prove. Sullo scotch spunta una formazione pilifera di chi quel pomeriggio imbavagliò Dina fino a farla soffocare. È un inizio, ma bisogna poter confrontare il DNA con quello di un sospettato che al momento non c'è. Il caso Dina Dore sembra destinato inesorabilmente agli archivi, quando alcuni anni dopo un testimone si fa avanti. Si chiama Stefano Lai e agli inquirenti racconta la confidenza fattagli da Pierpaolo Contu. Entrambi minorenni all'epoca dei fatti, operai, andavano a caccia con il dentista e svolgevano servigi a pagamento. L'ho uccisa io, Rocca mi ha pagato 250.000 euro per farlo. A completare il quadro arriva una lettera anonima. Graziella Dore, la sorella di Dina, trova sul parabrezza della sua auto un pezzo di carta che conferma punto per punto la ricostruzione dell'AI. C'è ancora quel DNA estratto dal frammento sul nastro adesivo e secondo alcuni test potrebbe essere compatibile proprio con quello di Conto. Tanto basta per andare in tribunale, dove sotto lente finisce la vita di coppia di Francesco e Dina. Al banco dei testimoni, Anna Guiso, l'assistente, picchia duro sull'ex. Io ti amo da sempre, le avrebbe detto il dentista. Di lei, sua moglie, non mi importava, meritava la fine che ha fatto. Evitando con attenzione lo sguardo dell'ex amante, Anna rivela che dopo l'interruzione della loro relazione, Rock avrebbe iniziato a perseguitarla. Per un anno la nostra storia è andata avanti, ma poi mi sentivo oppressa e ad agosto 2009 mi sono licenziata. Da allora mi ritrovavo Francesco ovunque. Mi pedinava, mi mandava SMS e bigliettini minacciosi. Quando mi vedeva, sputava e mi faceva il gesto del dito in gola. Qualche volta mi ha minacciato con la pistola. Però Rocca esibisce moltissimi SMS, da cui sembrerebbe che anche lei lo cercava spesso. Le solite storie tra due amanti. Lui nel frattempo era tornato a vivere con la madre, portando con sé la bimba. I due si incontravano in auto e lui sostiene di aver ben saputo di essere intercettato. Egli ammette di aver detto cose inopportune, spinto dal desiderio di lei, ma che le affermazioni sono decontestualizzate, come quella in dialetto sul fatto di bruciare una scrofa. Altri SMS, però, scambiati con la moglie, vengono interpretati in senso accusatorio, ovvero, se lui le chiede per esempio di far l'amore, ciò viene inteso nel senso di procurarsi un alibi per mostrarsi marito innamorato. Contu, che non ha mai confessato, viene processato come esecutore materiale e condannato a 16 anni di carcere per tutti e tre i gradi di giudizio. Ergastolo per Francesco Rocca, condannato come mandante del delitto, che per i giudici a un certo punto ha avuto un movente economico e non passionale. Se avesse divorziato da Dina,
Per stare con Anna Guiso, questa è la tesi, Rocca avrebbe disperso i beni di famiglia. 250.000 euro erano una cifra ragionevole per chiudere la questione. In realtà, impronte DNA non hanno rivelato nulla, poiché non si è trovato un profilo comparabile. Non risultano inoltre transiti di denaro da Rocca ai due ragazzi. Le ultime notizie sono del 2023. Una nuova causa è stata intentata dai legali della figlia minore di Francesco Rocca, perché le avvocate Busia e Calabrò lo chiamano in causa davanti al giudice di Nuoro con una dichiarazione di indegnità a succedere all'eredità dei beni della moglie defunta, la cui erede universale risulta la figlia minore. Il dentista infatti ha venduto i tre quarti della casa di Gavoi, dove avvenne l'omicidio, nonostante alla figlia spetti il 50% dell'immobile. La persona che lo ha acquistato non ha mai corrisposto alla ragazza quanto le spetta. Però è una questione che riguarda l'acquirente, non tanto più Rocca. La scoperta è avvenuta dopo un'attenta analisi sulle visure delle proprietà di Francesco Rocca, in cui il dentista risulta proprietario di quote ereditarie provenienti dal decesso di Nadore. Le due legali si rifanno a una norma del codice civile che esclude l'assassino dall'eredità dei beni della vittima. Però ci chiediamo, e allora come ha potuto ereditare Ferdinando Carretta? Nel tribunale di Nuoro ci sono altre due cause pendenti nei confronti di Rocca, intentate dalle due avvocate che tutelano la figlia, quella per il mantenimento della ragazza, che chiama il padre ad adempiere e a pagare gli arretrati, e quella sulla divisione del patrimonio ereditario di Antonio Rocca, padre dell'ergastolano, morto qualche anno fa. La giudice dovrà pronunciarsi sulla ricostruzione dell'asse ereditario e sulla divisione rispettiva, tratto da Sardinia Post. Ci sarebbe anche una questione riguardante i genitori di Rocca, padre nel frattempo deceduto, che avevano chiesto il risarcimento delle spese legali, ma hanno perso. Tutta quest'ultima faccenda apre uno scenario su quello che accade dopo la carcerazione di una persona che ha dei beni naturalmente, altrimenti non si pone il problema, cioè il fatto che poi ci si avventi su questi beni quando l'interessato, gravato naturalmente di spese legali che Rocca ha quantificato in diverse centinaia di migliaia di euro, ecco, non può naturalmente agire più che tanto, non ha molta libertà se non forse quella di appunto vendere e tentare di recuperare le spese, ma non ha più cespiti, non ha più un reddito. Veniamo ora alla puntata di Storie Maledette, che naturalmente potete trovare su Rai Play. Vediamo un Rocca molto dimagrito, anzi direi imbellito da questo dimagrimento, perché all'epoca della morte della moglie era decisamente sovrappeso. Rocca è molto deciso e come spesso succede per i sardi, è asciutto, va dritto al punto e non offre sponda alle svirgolate della Leosini, che eccede in doppie partenopee, e lo chiama solo per cognome. Un'attitudine che io personalmente trovo irritante. Non fa che ripetere al dentista, lei si prende le responsabilità di quello che dice. Un fatto che va de plano, che non avrebbe bisogno di essere specificato. L'imputato si dichiara innocente e si difende. Se commette un reato parlando, evidentemente se ne prende le responsabilità, ma sai, con un ergastolo sulle spalle, la cosa forse non è particolarmente rilevante. Inoltre la Leosini gli dà più di una volta del farabutto. Una mancanza di stile che di solito non si permette, quindi è un testa a testa. Rocca spesso non la guarda negli occhi, prende le carte e lei si irrita. Insomma, un avversario duro. Un'obiezione che viene avanzata dalla Leosini è questa, a sfavore naturalmente del condannato. Se si fosse trattato di rapitori classici, di tipo Anonima Sarda, avrebbero potuto prelevarla mentre lei si recava a trovare la madre, come aveva fatto quell'ultimo giorno, mentre girava per delle campagne deserte. Perché farlo nel garage di casa? Io trovo questa obiezione valida a metà, perché avrebbe potuto valere anche per un Rocca colpevole, mandante naturalmente. Avrebbe potuto farla prelevare in campagna e uccidere, perché farla là dove avrebbe potuto essere scoperto, guardatevi i filmati. Si tratta di una via molto stretta e di un passaggio nel centro di Gavoi. Rocca fa notare, tra l'altro, che hanno cambiato il movente in corsa. Questo l'abbiamo già visto, vero?
cioè da passionale ad economico, perché il primo forse non funzionava bene dopo aver visionato tutti gli SMS. È vero che lui si trovava a volte scoperto rispetto alle sue situazioni bancarie, ma poiché aveva un buon reddito, proveniva da agiata famiglia, aveva fatto degli investimenti, per esempio aveva investito in un futuro bed and breakfast, ma il padre lo sosteneva sempre finanziariamente, quindi si trattava di situazioni che sarebbero state poi compensate. Naturalmente, se si va a guardare il singolo momento storico, in quella poteva avere più debiti che entrate. Torniamo al solito discorso, ci vorrebbe un'analisi contabile molto accurata. Inoltre, Rocca fa notare che Contu, il ragazzo condannato, nel processo a parte per lui, per la sua responsabilità, viene condannato solo come autore, mentre al processo che vede imputato Rocca, gli esecutori materiali per miracolo diventano due, non c'è coerenza. Ma abbiamo notato spesso che non ce n'è. Che ogni giudicato viaggia per conto proprio senza tener conto dei precedenti. È qualcosa che sconcerta, al di là di quello che si può pensare della colpevolezza di Francesco Rocca.